Grazie, buonasera, bentrovati. 17:50 diamo inizio a questa nostra serata di premiazioni. Siamo finalmente ritornati in questa prestigiosa sede ed è un vero piacere rivederci di persona. Ha un profondo significato questo ritorno anche del premio della Regione della Nuova Politica, e se già ce l'aveva prima dell'esistenza dello stato pandemico, adesso ha un significato e assume un significato ancora maggiore. Quindi io ringrazio tutti i presenti, alcune persone hanno avvisato che stanno arrivando, purtroppo c'è ahimè molto traffico, quindi noi intanto cominciamo, ma saremo pronti ad accoglierli non appena arriveranno. Io devo fare un grande ringraziamento all'Associazione Labbra del Terzo Millennio nella persona della sua presidente, la dottoressa Sara Iannone, che mi onora della sua amicizia da molti anni, e ho voluto fortemente essere qui anche quest'anno insieme anche a Maria Giovanna e a Rosanna, Maria Giovanna e Rosanna Laudetti, pur essendo in questo momento in distacco a Torino. Quindi è veramente molto molto sentito quest'anno, e particolarmente lo è per me, dottoressa Sara Iannone. Quindi grazie, do la parola alla dottoressa e poi andiamo avanti con il nostro programma e la nostra scaletta. Grazie dottoressa. Grazie Carmen, grazie a tutti voi di essere qui, e questa sera è vero una grande vittoria, perché tra l'altro potevamo anche rischiare che non si potesse fare, perché questo è accaduto per il 2020, e invece un grazie speciale all'Avvocato Generale, che comunque con le cautele, i distanziamenti, il numero contingentato, eccetera, siamo riusciti a poter quest'anno a portare avanti questa nostra bella iniziativa, che ripeto che è un'iniziativa importante, perché diciamo che il conferimento di questo premio è il culmine in realtà, no? di un lavoro che si fa negli anni e che facciamo per tutto l'anno intorno a grandi tematiche di forte impatto sociale, e cerchiamo in questo lavoro, in queste iniziative di convegni, di tavole rotonde, di ricerca, di individuare quelle persone che a nostro avviso, e tutto questo attraverso il nostro comitato d'onore che è presieduto dal dottor Giannelletta, che vi saluta, si scusa, grazie a tutti, e lui è sempre presente, devo dire la verità, ha mancato rarissime volte, però purtroppo ha coinciso con un impegno che non poteva fare a meno. E dicevo che quindi che questo comitato, il lavoro è proprio quello di individuare persone che vanno oltre il saper far bene il loro lavoro, perché questo per chi è della mia generazione e anche delle generazioni precedenti, diciamo che lo diamo per scontato noi, che chi ha svolto un ruolo deve saperlo fare e deve avere tutte le qualità per poterlo fare. Ma la cosa che per noi è veramente importante ed è il senso e il significato forte di questo premio è proprio questo, cioè è di come quel ruolo viene svolto. Quindi è un premio ispirato ai grandi valori universali e ai grandi valori cristiani, e quindi chi riesce a tradurre in azioni pratiche questi valori, questa è la vittoria, questa è la cosa che ci piace e che ci mantiene in vita e ci dà la forza per andare avanti. Quindi questa sera abbiamo un parterre autorevolissimo, devo dire veramente eccezionale, e io tengo molto e lascerei la parola alla padrona di casa, all'Avvocato Generale, e la nostra palmieri San Bulli, Gabriella. Grazie Gabriella.